Vieni qua, canta di qua. No. Che formaggio vuoi fare? Quale? Ah, posso non lo allora, non questo. Con i bambini. Tutto il centro commerciale. Allora, siamo pronte. Silenzio! Dai, che lo tengo io. Silenzio! Oh, quest'oggi è dall'alba che cerco a Gesù, Giuseppe e Maria, perché so che sono fuggiti dal regno di Erode, perché Erode ha mandato le truppe per uccidere tutti i bambini del mondo. Ditemi voi, caro buon vecchio, siete forse voi il padre putativo di Gesù? No, signore. Oimè, forse l'occhio mi ha ingannato, ma ditemi voi, caro buon vecchio, questa non è la regina dei cieli? No, signore. Oimè, ditemi voi, caro buon vecchio, con questa gentilissima signora, con questo graziosissimo pargoletto, che cosa andate facendo in queste parti di Erode? Che cosa andate cercando? Siamo tre poveri passeggeri, siamo stanchi del viaggio. Cerchiamo un alloggio, una locanda. Non vi è alloggio, non vi è locanda. Andate via che non voglio a voi, perché io ho una mensa preparata, l'ho preparata a casa mia e spero io in questa giornata di invitare a Gesù, a Giuseppe e a Maria. Fermo amico, sono tempi scandalosi. Sono amico mio, bontà, io vi parlo in verità. Oh, che pena, che dolore ho nel mio cuore. Se Erode lo saprà, voi sarete un traditore. Io vi giuro sopra il mio onore, niente saprà il mio sovrano. Io vi do la destra mano e ve lo giuro in verità. Con questa mano destra che voi mi date, sicuramente non sarete un traditore del nostro bambino Gesù. E allora, visto che ci cercate, visto che voi ci siete devoti, ebbene sì, questa è Maria, questo è Gesù e questo è San Giuseppe. Sia contenta, amica mia, quanto onore in questa giornata. Guarda il Redentore, la Madonna Annunziata, San Giuseppe, che splendore. Presto noi, l'ora è tardi e non possono più stare, portiamola a casa per pranzare. E voi, tutti insieme, gridate, viva San Giuseppe! Viva! Viva! Viva!